L'leptospirosi è una malattia infettiva sostenuta da un batterio che si chiama Leptospira. Esistono diversi tipi, diverse specie di Leptospira e all'interno delle specie diverse serovarianti. Alcune specie sono saprofite, non patogene, cioè, altre invece sono patogene, come la più diffusa, la più comune. Cioè la Leptospira interrogans. Sono patogene per gli animali e anche per l'uomo. Gli animali selvatici hanno un ruolo molto importante perché si infettano con la Leptospira interrogans, ma non si ammalano. Normalmente almeno non si ammalano. Però possono eliminare la leptospira all'esterno e la eliminano attraverso principalmente l'urina. Quindi svolgono un ruolo importante perché diventano dei serbatoi, dei reservoir, come si dice, in quanto la albergano, non ammalano e appunto la eliminano. Gli animali domestici si possono ammalare, si infettano e si ammalano, come l'uomo. Quando parlo di animali domestici mi riferisco principalmente al cane, ma anche al bovino, anche al bufalo, al suino, un po' meno il cavallo, la pecora, la capra. Sembra resistente, abbastanza resistente invece il gatto. Nel cane la leptospirosi può dare una forma molto grave, perché determina una compromissione dell'attività, della funzione epatica e della funzione renale. Quindi il cane inizia a manifestare la malattia con sintomi inizialmente generici, inappetenza, anoressia, febbre, abbattimento del sensorio, poi comincia la forma più grave, quella con gastroenterite, con vomito. Nel cane la leptospirosi può dare una forma molto grave, che nei casi più gravi può portare a morte gli animali. Si verifica infatti una grave compromissione sia del fegato che dei reni, con una alterazione di tutti i parametri ematici, quindi emoglobinuria, bilirubinuria, ematuria, albuminuria, tanto che appunto il cane può arrivare a morte con una sintomatologia inizialmente non grave, con abbattimento, con febbre, ma che diciamo, si complica nei giorni successivi. Tuttavia, il cane può essere sottoposto a vaccinazione e questa è una cosa molto importante per prevenire l'infezione in questo animale. Si vaccina intorno a 1 mese e mezzo, 2 mesi di vita, si fa un richiamo dopo 4 settimane, e poi si suggerisce una vaccinazione almeno una volta l'anno. Negli animali diversi dal cane, pensiamo al bovino, pensiamo al suino, per esempio, la leptospirosi dà più spesso problemi di infertilità, con aborti, con riassorbimenti embrionali, con mortalità neonatale. Gli animali si infettano attraverso il contatto con specie selvatiche, con le specie selvatiche che, come abbiamo detto, funzionano da serbatoi. Eliminano le leptospire attraverso le urine e con queste urine vengono in contatto gli animali domestici. Quando parliamo di animali selvatici parliamo di ratti, di topi, di nutrie, di cinghiali, di volpi.
una ampia categoria di animali selvatici. Oppure un'altra possibilità è che gli animali domestici si infettino da un altro animale domestico, ammalato. Tuttavia, soprattutto nel cane, la forma di infezione più frequente è quella indiretta, cioè a seguito dell'ingestione di acque contaminate dalle urine appunto degli animali selvatici infetti o eventualmente di altri cani infetti. Per questa ragione si ammalano più spesso i cani da caccia. Ricordiamo infatti che le leptospire resistono bene in ambiente esterno se ci sono umidità e condizioni di temperatura ideali, condizioni che si ritrovano bene in acque stagnanti, in acque dei canali o per esempio nelle fogne, nelle miniere, nelle risaie. E quindi è in questa maniera che l'animale, il cane, può venire in contatto con acque contaminate. Nelle urine, infatti, la leptospira non resisterebbe a lungo, ma se queste urine sono diluite con acque di fiume o acque del terreno, acque di un lago e così via, la resistenza aumenta. Nel nostro istituto la diagnosi, si fa attraverso due modalità diverse. Una, diagnosi diretta, cioè andiamo a cercare le leptospire direttamente nel sangue o nelle urine degli animali sospetti di infezione. Se l'animale è morto, possiamo anche cercare la leptospira negli organi. Preferibilmente nei reni. Questo lo si fa attraverso una PCR. Di solito la diagnosi di elezione è proprio la PCR se l'infezione è un'infezione acuta, cioè se ancora le leptospire sono appunto circolanti nel sangue o si ritrovano nelle urine. Quando invece è passato troppo tempo dalla possibile infezione, allora è preferibile scegliere la diagnosi indiretta, ossia ricorrere al test sierologico, che serve a svelare la presenza degli eventuali anticorpi che il soggetto colpito dall'infezione ha sviluppato nel frattempo. Il test sierologico di elezione è il cosiddetto MAT test, cioè test di microagglutinazione. In questo caso il test non solo ci dice se l'animale è positivo o è negativo, quindi se ha o non ha sviluppato gli anticorpi, ma qualora fosse positivo ci aiuta anche a individuare la sierovariante che è coinvolta in quell'infezione. Allora, fino a pochi decenni fa, l'uomo si infettava più frequentemente dal contatto con il cane ammalato di leptospirosi. Oggi questa evenienza si è fatta molto più rara perché i cani vengono normalmente vaccinati, cioè la leptospirosi rientra nel quadro delle infezioni nei confronti delle quali si effettua la vaccinazione nei primi mesi di vita dell'animale. Il cane pertanto oggi non è più il serbatoio dell'infezione per l'uomo, piuttosto è una sentinella. Se il cane ha la leptospirosi vuol dire che l'ambiente è un ambiente a rischio di infezione da leptospira. La leptospira oggi è rimasta pertanto una patologia di tipo professionale, cioè legata in particolar modo ad alcuni professionisti che sono in contatto con gli animali, o animali domestici o animali selvatici, quindi i veterinari, quindi
gli ispettori delle carni, quindi i macellatori, quindi gli operatori addetti alla disinfezione, alla pulizia, per esempio, di stalle, di macelli, di mezzi di trasporto dove vengono veicolati gli animali che, se infetti, hanno eliminato ed eliminano le leptospire con le urine, e quindi nel momento in cui si procede a questa attività di disinfezione si sviluppa un aerosol che può costituire un rischio di infezione per l'operatore, per il soggetto chiamato in causa. Ma un'altra possibilità che ha l'uomo di infettarsi è, come ci hanno insegnato le storie che abbiamo raccontato, attraverso le acque contaminate. Ovviamente non tutte le acque dei fiumi o dei laghi sono acque a rischio, non tutte rappresentano un pericolo. Abbiamo detto che sono soprattutto acque stagnanti, acque in cui si verifica una condizione ottimale. Un mix tra temperatura e umidità tale che può permettere la sopravvivenza delle leptospire eliminate dal ratto o dalla nutria che abitano che popolano quegli habitat. La leptospirosi si può curare con una adeguata terapia antibiotica. È importante però intervenire precocemente, prima possibile, nel momento cioè in cui le leptospire, se possibile, sono ancora presenti nel sangue circolante, proprio perché in questo modo l'antibiotico ha una maggiore efficacia. Come evitare di ammalarsi di leptospirosi? Beh, vaccinando il cane, sicuramente il vaccino è uno strumento di prevenzione molto importante per il nostro animale domestico, evitando anche comportamenti a rischio che conosciamo, cioè quello di far frequentare al nostro animale domestico habitat a rischio, appunto, fiumi, corsi d'acqua, che non sono sicuri. E per gli operatori, per i professionisti del settore, quindi quelli di cui abbiamo parlato, i medici veterinari, i macellatori, eccetera, usando i dispositivi di protezione, i guanti sempre.